Eccoci qua, ci siamo cascati di nuovo tutti. Oggi abbiamo un ospite speciale, un grandissimo showman. Ve lo annuncio subito, dopo pochissimi secondi. Cari ascoltatori di Siamo Tutti Giovani in Radio, un saluto da Giulio, soprattutto della nostra grandissima radio, Radio One Five. Oggi con noi in diretta Giuseppe Masi, un lucano doc, un lucano di quelli forti, un lucano di quelli forti. E ora è ora di andare avanti e soprattutto è ora di ringraziare chi ci permette ogni domenica di andare in onda e soprattutto di avere tutti questi ascolti. Innanzitutto vi ringrazio per gli ascolti delle scorse puntate. Ringrazio il nostro regista, il grandissimo Jenny, e poi la nostra direttrice Gina Azzato. Questo è il lavoro dietro le quinte che porta a questo bellissimo programma. Ricordiamo le grandissime puntate precedenti, bellissime, piene, emozionanti e soprattutto divertenti, spero divertenti. Io mi sono divertito un casino. La scorsa con Rocco Spagnoletta, Antonio Sanchiri con Antonio Laino, saluto tutti, i Cruschi, Lorenza Crisci, Rocco Messina, insomma, tanta roba, tanta roba. Fabio Beccasio, insomma, un po' di Lucania, dedita all'arte in generale. Oggi è la volta di Giuseppe, con Giuseppe andiamo molto a braccio perché gli vogliamo far divertire e distogliere anche da questo momento non felicissimo che stiamo vivendo un po' tutti. Lui è un grandissimo showman. Ha dei doppiaggi simpaticissimi e soprattutto è riuscito a valorizzare una lingua così delicata, ma dai suoni spettacolari come il dialetto avellanese. In generale, ha portato il nome della Lucania anche fuori regione, cosa difficile e quasi mai accaduta in precedenza. Questa è la grandezza anche dei social, della tecnologia, dei mass media che a volte servono e sono a buon scopo, quindi servono a qualcosa veramente di divertente e bello come quello che fa Giuseppe Masi. Noi ci siamo conosciuti, devo dire la verità, a proposito, durante il lockdown, perché facevamo live dirette Instagram e spesso ci incontravamo. Devo dire la verità, lui le faceva spesso di notte e quindi praticamente io partecipavo prendendomi anche i rimproveri del vicinato, perché giustamente faceva di notte, aveva degli orari. Queste erano, diciamo, le sue dirette. Allora, io direi di andare avanti. Appunto, un attimo. Che invio sta entrando, Giuseppe. C'è. Sta arrivando. Nel frattempo, suono un brano che secondo me lo rappresenta. Poi andiamo a parlare di un grande della musica come Pino Daniele e soprattutto della Lucania, della Basilicata, attraverso dei versi sulla Basilicata. Ok, lo zingaro felice di Alex Britti per descrivere quello che è un mecenate come Giuseppe, cioè uno che nell'arte si cimenta, fa un po' tutto, quindi uno showman vero e proprio. Penso che lo zingaro felice vada a descrivere proprio il senso del far ridere, dell'essere comici, ma allo stesso tempo non retorici, cioè nella vita bisogna sapersi accontentare di poco, e questa secondo me è la risata, quel poco. Un uomo sui 30 anni, come un sacco di altra gente. Basta poco per ferirlo o per lasciarlo indifferente. Una vita di avventure, a rincorrere una meta, a bussare un'altra porta per entrare in un'altra vita. Una macchina modesta che per lui sarà un gioiello. Poche sigarette in tasca e niente fiore nel suo occhiello. La sua timidezza a volte è l'arma sua migliore. Un sorriso per nascondersi e gli occhi per parlare. C'è uno zingaro felice che si sveglia al mattino con la voglia di partire e con la testa sulla luna. C'è uno zingaro nascosto dentro il cuore di ogni uomo quando molleresti tutto per andare via lontano. Così come viene questo senso di voglia e di libertà, così ci appartiene. Anche il tempo che
che tanto non tornerà così. E tutto il resto non c'è più. Oggi è un giorno nuovo, dice la televisione. Il futuro è un mistero, tranne qualche previsione. È vero che il passato fa lo scemo e si è nascosto. Io lo cercherò per dirgli, sei passato troppo presto. C'è uno zingaro felice dentro il cuore di ogni donna. Quando la natura esplode e ti chiameranno mamma. C'è uno zingaro nascosto dentro un cane senza razza. Se lo incontrerai per strada, non negargli una carezza. Così come viene, tanto per dire che ho un amico in più. Così ci conviene per sopportare un boccone che non va giù. Così che tutto il resto non c'è più. Il nostro mecenate showman Giuseppe Masi, eccolo lì, lo vediamo. Buon pomeriggio a tutti, a te Giulio, alla redazione, alla radio, ma a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Sono felice di essere qui con te Giulio, semplicemente per il fatto che innanzitutto noi ci siamo conosciuti un po' di tempo fa, e tra l'altro eravamo più o meno nello stesso tema, no? Oggi siamo in tema quarantena. E lo eravamo anche a marzo, quindi mi fa piacere che ci ritroviamo sempre in quarantena. Ci siamo. Significa che ci confortiamo, questa cosa mi fa molto piacere. E poi l'ho sempre detto pubblicamente, anche quando abbiamo fatto le dirette su Instagram, sei un ragazzo, innanzitutto giovanissimo, io direi un ragazzino più che altro, perché vabbè, c'hai quanti anni? 15? Sì, 15 anni. Ragazzino, quasi ragazzo, veramente, veramente intraprendente in gamba, quindi mi fa molto piacere essere qui ospite al tuo programma e mi fa piacere che un giovane come te, insomma, abbia tutta questa verve, questa voglia di fare, di dire e di esprimere, ecco, questa è la cosa che mi fa piacere, quindi sono contento. Complimenti Giulio. Ti ringrazio. Allora, noi ci siamo conosciuti in quarantena, però Giuseppe ci ha fatto, oltre a confortarci oggi in diretta, ci ha fatto divertire anche con i suoi doppiaggi, sulla sua pagina seguitissima, tra l'altro. Quindi, e soprattutto io ti ammiro, ora ci stiamo scambiando un po' di retorica, però ti ammiro per il fatto che hai fatto conoscere la nostra terra anche fuori, attraverso un affetto culturale assurdo, che è quello del dialetto. Cioè la cultura popolare, che poi è quella che molto spesso viene sdobbata, ma invece è la base di una civiltà, quindi è stata una grandissima scoperta, ecco, questa diffusione del dialetto avigliano, poi così bello nei suoni proprio. Sì, diciamo che il dialetto è, io credo che sia una risorsa da, non voglio fare anche, come hai detto bene, retorica, però il dialetto ci riporta a quello che siamo realmente, quindi io lo vedo come una forma di comunicazione, la vedo come una forma di comunicazione diretta, ecco, diretta e che allo stesso tempo efficace, quindi è chiaro che è anche goliardica, no? come comunicazione. La mia è stata scelta come forma comunicativa e quindi sì, mi fa piacere che insomma comincino ad ascoltare anche il dialetto lucano, perché non è possibile che sentiamo solo napoletano, barese, siciliano. Il lucano è come se fosse espulso, quindi mi fa piacere questo. Spero che insomma la gente apprezzi, che capisca. Io inizialmente avevo anche questo timore che da fuori magari non si comprendesse bene, però poi in realtà ho constatato che come noi capiamo in linea di massima gli altri dialetti, lo capiscono anche gli altri. È chiaro che se dovessi ascoltare un mio video un torinese doc risulterebbe complicato, ma mi sembra chiaro questo. Però chissà, con il tempo anche a Torino impari un lucano. Magari.
Poi tu parti come animatore, quindi diciamo sei un vero e proprio mattatore, perché parti come animatore, giusto? Cioè fai, l'hai sempre fatto, una cosa che mi affascina tantissimo, che lì si vede proprio il rapporto con il pubblico, con la gente, il riuscire ad attirare appunto l'attenzione e far divertire, perché molto spesso non hai un pubblico pagante e quindi devi cercarlo di conquistare, non è Esatto, noi siamo facilissimo. poveri, Giulio, come si suol dire, siamo poveri. Va benissimo, allora partiamo con un tuo gusto musicale, perché noi facciamo pure molta musica live. Oggi abbiamo Giuseppe, poi magari tu ci suoni qualcosa alla chitarra di Pino Daniele. Io parto con un brano bellissimo che amo, soprattutto perché riguarda questo strumento straordinario come il pianoforte, un arrangiamento che è appunto Alleria. È un bellissimo brano di Pino Daniele. Partiamo così perché Giuseppe ama e l'ha sempre detto, nasce con le canzoni di Pino Daniele alla chitarra, quindi Diciamo cresce con Pino che è Daniele, stato il quindi mio mentore, la mia fonte di ispirazione principale, non solo musicalmente, anche come filosofia di vita. Pino era uno estremamente brillante, ironico, intelligente, pungente, ma allo stesso tempo anche umile e rispettoso. Lui infatti ha portato la musica napoletana a vertici incredibili, ha duettato con tutti i più grandi della musica, conservando però le sue origini, nonostante abbia miscelato tutta quella che era la musica internazionale. Insomma, Pino, un vero e proprio colosso. sì, un colosso. Ok, Alleria, Alleria, subito di Pino Daniele su Radio 15 e poi continuiamo a scambiare opinioni e andiamo un po' a noi alla nostra Lucania, più in là. Ok, Alleria. Passo di becco fa, tutto cresce e se ne va. Passo di ben non vuol bene più, no, no, no. Voglio solo poi mi asciuzza, voglio un'ora poi mi ricorda. Per un momento ti vuoi scordare che bisognerà alleria quando è sofferta o sapere sul dire e saglia a voglia rallucare che non già che niente tu voleva solamente dare e l'alleria se ne va. Passo di beh che fa se la mia voce cambierà. Passo di beh non credere più. No, no, no. E ti resta solo quello che non vuoi e non ti aspetti niente perché lo sai che passo il tempo ma tu non Tu cresci vuoi mai. che mai.
E salia voglia raluca canungiazzi che niente tu voliva solamente da e galleria se ne va se ne va l'alleria se ne va l'alleria se ne va e l'alleria se ne va bravo Giulio. Alleria, Pino Daniele, grandissimo pezzo, bellissimo, toccante, veramente altro, bello. La particolarità di questo pezzo, beh, questo poi rientra in uno degli album più belli di Pino Daniele, Nero a metà. È proprio il fatto che il titolo, il nome della canzone, il titolo della canzone è Alleria, quindi concettualmente una parola allegra, no? Alleria, una parola positiva. Sì. Mentre il motivo è decisamente triste, però allo stesso tempo il significato del testo è anche di speranza. Quindi, sì. Vabbè, Pino Daniele era un vero e proprio poeta indescrivibile. Un poeta, grandissimo poeta, veramente. Poi grandissimo chitarrista. Quindi ha unito questi suoni blues al napoletano, all'inglese. Quindi, diciamo, è stato veramente un grande. Magari, Giuseppe, se c'è la chitarra a portata di mano, ci suoni la tua canzone preferita, cioè la canzone a cui sei più affezionato di Pino. Sì, però insomma, uno spezzone magari. Uno spezzone, uno spezzone. My name, your name, che importanza ha? E tu guardami in faccia e dimmi che è vero. I say, you say, ognuno nei suoi giorni, nel tempo un cammignetto che non ti ho mai dato. Ci vuol talento per chiamarlo amore, se chiudo gli occhi mi scappa il cuore, e allora resta con me, e allora resta con me, e allora resta con me qui sul mio cuore. Vabbè, robe del genere. Oh yes, Pino Daniele, suonato da Giuseppe Ma, anche perché tu hai in falsetto in maniera sublime, quindi lo canti nella tonalità originale, diciamo. Ma impari a suonare la chitarra su una prima canzone di Pino Daniele oppure impari su altro? Di solito, diciamo, c'è la canzone del sole come prima canzone. Sì, non sono scappato anche io, non sono scappato. Solitamente c'è la canzone del sole, di Gianna Gianna, no? Eh sì, quelle cose lì sul giro in là. Pino Daniele già era complicato alle prime mie. Poi però pian piano devo dire che gli accordi di Pino, no? Cioè, questa roba qui, questo è un accordo prettamente Pino Daniele che solo suonando Pino Daniele tu riesci a capirlo, no? Questi accordi particolari in nona, no? Quindi poi soltanto dopo è arrivato diciamo lo studio, ecco, perché già ascoltavo Pino Daniele, ma non solo Pino Daniele, tutti i vari artisti blues, soul, jazz, però chiaramente suonarli era un altro discorso. E Pino Daniele ce l'avevo nel cuore, quindi anche sulla chitarra mi risultava più semplice riprodurlo, nonostante, diciamo, per un brano di Pino Daniele io sia stato anche 4, 5, 6, 7, 8 giorni di fila per 7, 8 ore per solo trovare gli accordi, perché tu sai benissimo che un brano di Pino Daniele molte volte ha anche 10 accordi, no? Quindi... è normale, ma io lo vedo se scrivo io i miei pezzi, anche la musica, no? Giro su accordi, diciamo, abbastanza semplici. Se scrive il mio grande collaboratore Antonio Sanchi, che saluto, che è un chitarrista, molto spesso si va a impelagare in giri stranissimi, storti, perché
giustamente chi ha padronanza del manico e delle sei corde si diverte, quindi va a complicare la vita. Poi diciamo che con Pino Daniele ti puoi anche un po' accomunare, perché anche lui ha diffuso e quindi ha portato in giro il dialetto napoletano, quindi l'ha mischiato anche. E poi se parliamo di Pino Daniele non si può che non parlare di non si può non parlare di Massimo Troisi, la grandissima coppia napoletana. Lui, ecco, accompagnava, mi fece riflettere tanto un'esternazione di Massimo quando non ricordo in che trasmissione fossero, Rai 1 sicuramente, non ricordo però preciso la trasmissione, e il giornalista disse a Pino Daniele, disse: ma tu hai fatto un sacco di colonne sonore per i film di Massimo Troisi. E però poi in realtà Pino Daniele, con la sua grande ironia, risponde: no, in realtà è Massimo che ha costruito i film sulle mie canzoni. Quindi pensa quanto poteva essere geniale Massimo. Vabbè, sì, due colossi esagerati, io dico della cultura partenopea, nemmeno napoletana, perché sappiamo bene che Napoli artisticamente ultimamente sta avendo comunque dei cambiamenti. Prima Napoli era molto molto più viva e, se vogliamo, molto più culturale. Oggi musicalmente, con l'avvento dei cantanti neomelodici, che per carità possono piacere, io non giudico, però ci siamo proprio scostati da quella che era la cultura partenopea, che Pino Daniele, Massimo Troisi, James Enei, Senza Abitabili, tutta quella gente, Napoli Centrale, no? Quindi Federico Salvatore, tutta quella gente, quella bella gente di Napoli portava avanti. Oppure ancora indietro con la musica popolare napoletana portata fuori, però era uno meglio, studio. esatto, Sì, con Murolo. Tu pensa che, vedi, la cosa strana è l'evoluzione di Napoli. Io amo Napoli, e amo anche la Puglia, sono sincero. Forse sono più legato alla Puglia che a Napoli artisticamente, probabilmente perché sono stato spesso, spesso lì in Puglia. Però pensa che la musica tradizionale napoletana la sta portando avanti un foggiano, cioè Renzo Renzo Arbore. Arbore sta facendo concerti in tutto il mondo essendo un foggiano, e a Napoli invece pensavamo a fare i neomelodici. Però Essere a male. Ecco. ovviamente la musica cambia, i tempi cambiano, quindi ci dobbiamo anche adeguare. Sì, è un aspetto ciclico. Poi soprattutto, Pino Daniele, oltre ad essere un grande, appunto, un grande, diciamo, staffettista della musica, della lingua napoletana, è anche un grandissimo denunciatore, cioè denuncia delle situazioni, diciamo, scomode, quindi è anche un grandissimo cantautore di quella scuola un po' scomoda che, diciamo, sbatte in faccia la realtà e soprattutto fa pensare, perché nei suoi brani c'è molta verità e soprattutto si pensa su quello che dice. Ora, io suono un brano a cui sono particolarmente legato per il messaggio, perché va contro, diciamo, se vogliamo, il sistema, quello che è una forza che sovrasta come una tazzola del caffè. E poi andiamo avanti con qualcosa di più lucano, dai, Giuseppe, magari Vabbè. qualcosa di tuo. Ci divertiamo un po' nel vero e proprio senso della parola con la nostra lingua. Però una tazzola del caffè per chiudere questa parentesi piacevolissima, Pino Daniele. Tazzule le caffè e mai ci fanno sapere, noi ci puzzamo e fammo, osanno tutte quante, invece ci aiuta, ci può fare il caffè. Tazzule le caffè, che sigaretta coppa per non fare, salisce, vala. Fanno cose pazze. Salisce, ne se vattene, se pigliano caffè e non passame guai e non putimma supporta. No, no, e chi sta invece era una mano. Salisce, ne se vattene, se magna la città. Nata azzurre le caffè acconcia bocca chi non può sapere, e noi te rammannanze che rulore panze, e invece ci aiuta, ci abboffa nel caffè.
le caffè, casigarezza in coppa per non vorrei, saizze palazzo e fanno cose pazze, ci girano, ci vogliono, ci riempiono le tasse, noi passiamo guai e non potremmo sopportare, no no, e chi sta invece era una mala saliscia, una savata, una samagna, una città. Chiudiamo. Nata sulle le caffè, la sigaretta in coppa per non vorrei, sai se ne parla, fanno cose pazze, c'è gira, c'è votene, c'è iembiene tas. Bravo Giulio. Cazzuelle Caffè, grandissimo brano di Pino Daniele, appunto. Molta denuncia, molta denuncia. Molta denuncia, molta realtà, molta realtà. Dietro un brano apparentemente, vedi, scanzonato. Io penso che la bravura di un artista sia quella di nascondere il messaggio, ecco. Sì. A me capita spesso di scervellarmi su come creare contenuti. Vabbè, sappiamo benissimo oggi che sono cambiati i mezzi, sono cambiati proprio i veicoli per arrivare, no? Artisticamente. Oggi ci sono i social e vabbè, soprattutto io utilizzo i social. Chi più di me insomma, può dirlo, perché utilizzo veramente tutti i canali social per arrivare artisticamente. O meglio, per cercare di arrivare artisticamente. Però mi rendo conto che i contenuti, quelli più belli, i contenuti più che a me, o meglio, che a me piacciono di più, sono quelli che funzionano di meno. Questa cosa non me la spiego, sinceramente. Sì, qualcosa, diciamo, più di nicchia che commerciale, cioè la cosa che si va a cercare non viene sbattuta, cioè sì, diciamo la ricerca del messaggio alla fine è la cosa più riuscita. Soprattutto il messaggio nascosto, ecco, io amo il messaggio nascosto, anche nei miei video, quando devo dire qualcosa di denuncia, qualcosa che va a denunciare un qualcosa, un accaduto, no? Lo faccio sempre implicitamente e spero che lo si coglie. Dietro, ecco, l'aspetto goliardico del video, no? Del dialetto, che è, com'è? Dietro magari si nasconde il messaggio. Che spero si legga, ecco, si capisca. Ora, una curiosità mia, Giuseppe, ma perché nei doppiaggi scegli molto spesso e quasi sempre le figure, diciamo, animalesche, cioè gli animali? Cosa ti trasmettono in più e perché questa scelta, diciamo? Senti, uno perché, vabbè, io amo gli animali, avrai visto che ho preso un cagnolino da pochissimo, è diventata la mia ragione di vita, nel senso che ci tengo tantissimo. Però amo gli animali prima di tutto, e poi perché sono espressivi, sono decisamente espressivi, tipo le scimmie che utilizzo spesso per doppiare, cioè sono allucinanti, sono espressive, dicono cose che non c'è nemmeno bisogno che io ci parli da solo. Sono estremamente espressivi, e poi secondo me a loro manca solo la parola. Sì, infatti. E io cerco di darla, nel bene e nel male cerco di darla. Per parità. Ma ora ho pensato una cosa. E una volta ti ho sentito in una live parlare di questo, sono divertito un mondo. Quanto mancano per te queste cerimonie, al nostro popolo, perché siamo lucani entrambi, quanto mancano per te le cerimonie tipo battesimi, matrimoni, tutte queste cerimonie extra ecclesiastiche al popolo lucano? Perché ti ho sentito parlare del matrimonio, veramente è stato esilarantissimo anzi. Senti, secondo me manca più che altro il fatto che si possa indossare il vestito all'ultimo grido, lo setil color granata, no? Che dicevo nel video, color cane quando fuce, oppure che ne so, l'aperitivo che non finisce mai davanti alla chiesa, piuttosto che la zia che va in soppa con la scarpa nuova, più che altro, ecco, manca questo, tutta questa cornice. Oppure lo zio che è arrivato a sera pomeriggio già comincia a dare i numeri perché sembra una sacra mirra, insomma. Secondo me... dico,
Nella coppia lucana di media alta età, cioè più che matura, la coppia più che matura, l'uomo come si comporta in una cerimonia e la donna come si comporta. Cioè, facciamo lezione di etica. L'uomo ricerca semplicemente i suoi simili per condividere i brindisi continui. Oh, salute, un applauso! La donna invece ricerca le sue simili per andare continuamente in bagno a controllare il trucco. Che poi non ci capito perché le donne vanno sempre in due in bagno. Che c'è lo Tom Tom, ci sei, cioè, questa cosa non l'ho capito. Cercano confronto in bagno su qualcosa, non si è capito il perché, quindi questo è un punto interrogativo da spiegare. Oppure i selfie delle donne, vabbè, intramontabili davanti alla sala ricevimenti, sai, perché comunque la sala ricevimenti ha diciamo, uno scenario bello, no? Solitamente, se non è una sala ricevimenti, erano fuss. E loro quindi approfittano per fare i selfie. Eh sì, quindi questa è ma poi in generale penso che già le festività, cioè le domeniche qui, sono quasi di pranzi da sala di ricevimento, cioè c'è proprio questo affanno Sì. anche alla cucina, è un'etica proprio. Cosa commenzo da venerdì a dire che andiamo a mangiare domenica? Eh Cioè, sì, nel si va male. senso, che andiamo a mangiare si sa perché si mangia la carne nel sugo, però quale carne utilizzare nel sugo, capito? Una preparazione psicologica più che altro, cioè Esatto, parte psicologico. proprio. Cioè, io la Basilicata veramente è autentica. Io ho girato tanto, devo dire, per fortuna, soprattutto in Italia, e quindi li ho conosciuti un po' tutti i popoli, ma il Lucano è veramente autentico. E ci sono delle cose che si riscontra solo qua, solo in Basilicata. Cioè, o meglio, pure in Puglia, in Campania, in Calabria, insomma, al sud in generale, la domenica si fa festa grande, no? Per carità, voglio dire questo. Però in Basilicata, secondo me, è di più. Cioè, ci sono delle cose che valgono di più rispetto anche altrove. Pole position rispetto al sud, la Sì, Basilicata. sì, sì. Ah, voglio dire, Tipo. perché noi non è che teniamo la Lidl, non la teniamo. Parlando Aeroporto, proprio di. non lo teniamo. La ferrovia a alta velocità, non la teniamo. Meglio, è ruota a potenza, ma è meglio che non ne pigli, meglio che vada la pira, Toccate tiro fu. più. Toccate fu. Almeno se cosa, volevo vedere pole position, no? Oppure, ma sei in pole position solo per i contagi? E che ci sono i paesi di casa. Infatti, cioè, prendiamo questi affetti culturali e popolari e andiamo in pole position su questo. Esatto. Poi penso che, cioè, come nasce cioè, secondo te, nella Basilicata, secondo te, il dialetto aviglianese è proprio aulico e poetico rispetto agli altri, non è chiuso a dei suoni raffinati, a parte che secondo me ci devi nascere per parlarlo, è inimitabile, non si Sì, può parolizzare. probabilmente sì, anche se il mio dialetto aviglianese è quello rurale, no? Quindi quello, come dire, sì, di strada, sicuramente di strada, ma molto enfatizzato, ovviamente enfatizzato. Ci sono delle cose che, per esempio, dico io, cioè, e Sì. basta, capito? Che ho fatto mie e quelle le ho lanciate. In linea generale ci sono vari avigliani, però c'è da dire, perché la lingua avigliana, io la chiamo lingua perché alla fine è quasi una lingua, però si espande, non è solo ad Avigliano, si parla in più parti. Arriva, pensa tu, fino al confine con Bella, fino al confine con Filiano, San Cataldo, no? Atella. Però variano molto da zona a zona. Io, per esempio, sento la differenza quando parlano gli avianesi di Avigliano Centro con gli avianesi delle frazioni e gli avianesi che tipo San Cataldo, cioè hanno un avianese loro, e un avianese pure a Filiano, non c'è un altro avianese. Quindi non è proprio. È Varie. comunque. Sì. È chiaro che soltanto chi è esperto in materia se ne accorge delle differenze, chiaro. Laura d'onore in dialetto avignanese, quindi è questo, però diciamo c'è un motto Dico. per l'avignanese tipo, diciamo, c'è un motto dell'avignanese doc, cioè una frase che quando si sveglia la mattina l'avignanese si ripete perché quello è il suo incipit vitale, diciamo, di Come vita. la macerna Quindi safari. positivo, molto positivo.
come la macerano la Ma farina? Se tu mi parli di quando uno si sveglia la mattina, come la macerano la farina? Nel senso, ma vediamo come la macombonassa la giornata, che in questo senso. eh sì, diciamo, però è molto. Poi, diciamo, la cultura viglianese è pure caratterizzata anche da un'influenza musicale testuale del repertorio popolare lucano importante. Cioè, penso che le canzoni più note popolari partono da un dialetto avigliano, quello che Sì, spinge. con il grande Angelo Sant'Arsiero. Lui era un compositore, un maestro di chitarra che compose la maggior parte delle canzoni avianesi che senti, riprese da tutti gli altri, tipo Cri Cri Cri, l'Agro San Vì, tutta quella roba lì, lo Squarpar, no? Sì. Le ha composte e scritte tutte lui con la chitarra. Insomma, parliamo di. Ecco, il muro lo lucano, se vogliamo. Il muro Lucano, era lui il fautore di tutti questi pezzi popolari. Maronna mia che smania, a Santa sa Germania, tra tu fa la patata, che razza remagnata. Ma sono una vermicetta, che da rogna orecchietella, ma federe su bursata, un po' prigno e fumo quate. Ma sono una vermicetta, che da rogna orecchietella, ma federe su bursata, un po' prigno e fumo quate. A Inte Crusca Sras, s'imbroglia la matassa, a Inte Crusca Sras, s'imbroglia la matassa, mi sembra la meritta, a non a vota tuia, ognuno lo dritta, fate gana in casa sua, mi sembra la meritta, a non a vota tuia, ognuno lo dritta, fate gana in casa sua. Deve essere un piccolo estratto, è Ecco, lunga la piccolo estratto canzone di però. musica popolare folcloristica avigliano-ese, che Ecco, poi questo solo lui voce chitarra la faceva. voce e chitarra, che poi ha dei significati nascosti che se vai, cioè, sono molto simpatici, e quando riesci a capire il concetto, cioè quello che vuole dire, diciamo, fa pensare, soprattutto ti rendi conto, sono molto simpatici in molti casi. Molte volte trattano anche relazioni di coppie, quindi vanno sull'amore, e Sì. quindi. Molte La volte sì, molte volte si sì. va sull'amore, altre volte sulle proibizioni del tempo che fu. Tutto molto interessante, Insomma, da studiare, da studiare. tutto molto interessante. E per te, la canzone più sentita, popolare dall'avigliano-ese, qual è? Cioè il brano che Beh, l'avigliano-ese conosce a memoria a prescindere. vabbè, il Lago di San Davide sicuramente. Quindi quello è simbolico. Sì, ovvio. Ci fai un Ovvio, pezzo? Vai, 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 Peppe. ovvio. Ma apri un piccolo estratto. Piccolissimo. Alluvien, alluvien di frusta, alessato lo solo da rossa. Lassama la montagna, sciamannena roba sciagna. Per birlo pandana, canta lo grida, canta la rana, canta la femmina lo attona, palla, palla lo squarra fu. Crie, 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 nenna mia, se vuoi venire. Il lager santa vita, in curcio in curcio lo guannita. Crii, crii, cra, nenna mia, non ti scusò. Però ancora a mano, come ne faceva stare. Se vuoi fare l'amore in casa, spesso spesso sotto con naso. Appena te ne vas, attende, attende, che mamma potrà. Quando me ne te ne crii, fuci, fuci, che vene ta sera, vuoi vene ta sera, vuoi vene ta frate. Gli è persa la giornata. Eccola, qui c'è una proibizione, qui c'è una proibizione, come dicevi prima, l'ho compreso, sto studiando. Ok, adesso, cioè, Peppe, se mi fai questo accompagnamento di, non so, su che, comunque, questi due accordi a mo' di folk, vado a, perché sicuramente ci saranno moltissimi lucani connessi, vado a fare un regalo a loro, magari leggo queste mie due parole appunto sulla Basilicata. Appunto, per chiudere questo nostro discorso che abbiamo iniziato sotto quest'area folcloristica e popolare, alla chitarra Giuseppe Masi, Esser Lucano, dedicata a tutti i lucani in linea. Ma Una allegra? piazza. Allegro il motivo, allegro? Oppure quello Va bene, preferito? allegro, va bene, allegro, allegro, allegro. Dai, diamo più spinta. Esser Lucano, dedicata a tutti i lucani. Una piazza che in uno stivale è posta nella sua parte meridionale,
contornata dalle mafie italiane, resiste con forza immane, tra sviste, odori e sapori, trapela un vulcano di colore. A metà Ponto, terra di greci, zoccolo duro, peggio dei cesi, arrivarono cavalli e templari tra marinai e tramontanari. La Basilicata avvolta da monte e mare è facile da amare. Galiano e Carlo Levi, i calanchi non penso li conoscevi, eh? Maratea a rocce sfumate, tra vele e conchiglie amate. Avvigiano, la nera ci protegge e c'è anche il petrolio, ci mancherebbe. La Torre Guevara saluta il Basento, potenza, la sua essenza, la sento, è il santo patrono Gerardo di Leone, il capoluogo più alto della nostra nazione. A Vaglio una candida principessa, a Picerno una rossata soppressa, alle viuzze di Cancellara si accuccia qualche anima esperta di salsiccia, albanese a Bride, sorseggia un vino, a Vigliano, la capitale, invece attorno ad un tavolino tra Cruschi e Baccalà, minetta, vulcanità. Una terra antica e secolare, della cultura è stata capitale, Caco e il suo abbandono, nel dirupo ci svela un dono. Quello di non speculare il passato, e Lucani hanno sempre omaggiato. Orazio, anche lui di Venosa figlio, e il suo castello maestoso a Moditiglio, è unica l'umiltà del popolo contadino, come il loricato sui fianchi del Pollino. Castelmezzano e Pietrabeltona, collegati da un ideale coppia, un filo ed un volatore, per il paesaggio che però cerca colore, quello di gente meravigliosa, contornata da una regione strepitosa. Che esprime sole, esprime pioggia, esprime nevicata e la Basilicata. E se chi dice sono di Milano, io preferisco essere lucano. Lucano. Bravo Giulio, bella, bellissimo, complimenti. Giulio Vedota con tutto il cuore, perché alla fine si è sempre un po' patriottici. Dedicata a tutti i lucani questi vesti. Diciamo. Io sono sempre più convinto che essere lucani significa patire e gioire, nel senso che, come dicevo prima, si è autentici, cioè non si è uguali a nessuno. Ecco. Siamo così pochi in Basilicata che potresti dire di essere unico. E quindi, ecco, io amo definirla così. E però patire, perché bisogna lavorare 4 volte in più per farsi capire, per farsi riconoscere, ecco, per farsi valere, ecco. Però chi ci riesce poi penso che goda di una bella sensazione, sì, soddisfazione. E poi abbiamo avuto comunque parecchi artisti della Basilicata. Ora tu, Giuseppe, sei stato fermato dal Covid, però diciamo in generale avevi dei progetti per quest'estate 2020, primavera estate 2020, che non hai potuto? Sì. Purtroppo sì, c'avevo parecchie piazze, parecchi spettacoli in piazza che non ho potuto portare, però pazienza, io per fortuna, come ben sai, ho le pagine web che mi aiutano, ecco, però manca il rapporto con il pubblico, sbaglio, sì. Per te appunto sì. Sei nato nell'animazione, nella gente, quindi sì, assolutamente, tra l'altro stavo portando anche un format differente, oltre che nelle piazze, nei locali, diciamo, nei ristoranti, ecco, con gli spettacoli di interazione con il pubblico face to face, proprio, no? Quelli... A me piace così, piace molto di più lo spettacolo che si tocca con mano, ecco, più che altro rispetto allo spettacolo che da distanza sul palco, però... diciamo, avevamo vari progetti, purtroppo ci è stato impedito e speriamo che arrivino tempi migliori nel minor tempo possibile. Arriveranno. A proposito di appunto gusti, hai un idolo vero e proprio a quale ti sei ispirato per questo lavoro difficilissimo, che è quello di far ridere e far pensare soprattutto? Senti, vabbè, io mi sono cresciuto artisticamente, tolta la musica, con Fiorello, ma cioè, Fiorello era uno di quelli, era ed è per me lo showman più forte in Italia, cioè, lui è completo, poliedrico, cantante, cabarettista, che poi cabarettista nemmeno è, però diciamo comico, ma nemmeno qua, è uno showman, ecco, riesce a mantenere la platea, riesce a far ridere, pensare, imitare,
a mantenere l'attenzione alta, conosce bene i tempi, un fenomeno. Sono cresciuto con Fiorello, ma poi nel corso della mia vita ho conosciuto anche tante altre forme di comicità, con Dario Fo, con appunto Troisi, vabbè, contemporanei, il grande Maccio Capatonda, e non ti nego anche quella più semplice, che però in realtà dietro credo ci sia un grande lavoro di sottofondo, come quella di Pio e Medeo. Pio e Medeo, per esempio, sono coloro che hanno stravolto la comicità contemporanea, nonostante i più critici li reputano volgari, ecco. Però loro, dietro quel loro personaggio, perché poi è nient'altro che un personaggio, hanno riprodotto un po' il meridionale medio, ecco, attraverso le loro gag simpaticissime, inutile dirlo. Io dico sempre che Pio e Medeo dicono cose che noi pensiamo e non facciamo. Così, sono veri e propri realisti di quello che, cioè, appunto, hanno anche il coraggio di fare questo tipo di comicità, che appunto, come dicevi tu, può essere non apprezzata da una cerchia di persone, però fa il suo effetto proprio a livello Eh sì, ma ideologico. ovviamente non ci si può piacere a tutti. Io ho anche letto delle recensioni negative su Fiorello. Cioè, com'è possibile? C'è gente che Fiorello non lo ama. Zalone è anche stato un punto di riferimento importante quando ero un po' più piccolo, beh, quando faceva Zelig, un'altra mente brillante, estremamente brillante, ecco, o meglio Luca, che è poi il personaggio è proprio. E Però poi è anche un grande musicista, cioè è uno che ha studiato, perché non è un, come dicono molti, uno improvvisato. che fa ridere perché è un improvvisato, ecco, cioè, c'è un grandissimo studio Sì. dietro. E poi abbiamo, penso, Giuseppe, un grandissimo artista come Proietti ultimamente, quello era Sì, anche. grande Gigi Proietti. Lui era formidabile nel far capire cioè un concetto con la semplice mimica, e questo devo dire che forse era il numero uno in assoluto. Lui riusciva a dire cose solo con la faccia. Devo essere sincero, non era un personaggio che io amavo alla follia, nel senso che, mi spiego, un grandissimo artista, un attore di teatro formidabile, però ci sono stati altri che mi hanno emozionato di più. Però allo stesso tempo tutti i suoi film che ho visto, i suoi spettacoli che ho visto, mi hanno divertito e mi hanno regalato anche belle emozioni. Sì, assolutamente. Poi lui è stato anche un attore non solo comico, quindi ha fatto pure molta accademia su Shakespeare, cioè è stato Bene. veramente È un grandissimo artista anche stato su un questo. grande artista. Io appunto ho visto diversi spettacoli teatrali che lui ha fatto e ripeto, aveva una mimica e dei tempi teatrali allucinanti. Lui era veramente un grandissimo professionista. E quindi sì, Gigi. Anche lui ci ha lasciato un grande come Gigi Proietti. Eh sì, ci ha lasciato poco tempo fa. L'abbiamo salutato anche in radio nella scorsa puntata, che appunto sono poche settimane che è venuto a mancare. Però ora ti chiedo solo una cosa, prima di chiudere appunto con un messaggio a una tua cerchia anche di pubblico che è nota, però in generale a quest'età. Sono molto affascinato dal fatto del fare l'animatore, cioè in estate, in inverno, mi piace moltissimo ascoltare, ecco. Gente che ha fatto questo tipo di esperienza perché mi affascina moltissimo, perché secondo me lì cresci come artista, cresci, fai esperienza sul palcoscenico, cioè quella che è poi il rapporto con il pubblico. L'esperienza più bella e divertente, quindi slash divertente che ti è capitata in un periodo di animazione e dove? Cioè, l'esperienza a cui sei più affezionato durante una stagione d'animatore. Senti, come dicevo altre volte, in quello che sto facendo io ora abbraccio un pubblico abbastanza variegato, cioè abbastanza ampio, dai bambini ai nonni. E questa cosa mi fa piacere tanto, veramente forse è la cosa che mi fa più piacere in assoluto. Però soprattutto i bambini. Quando vedo i bambini ridere, io sto bene, mi fa divertire, mi fa star bene, ecco. E in Valtellina nel 2013, sì, più o meno intorno al 2013, sì, feci questa esperienza con solo i bambini. E quindi c'era questo team di animazione con solo bambini di Milano,
che loro appunto venivano in questa struttura in altissima montagna, 2000 metri, per sciare. Noi facevamo tutta la parte di animazione, di accompagnatori, no? E lì facevamo spettacoli per bambini, ma soprattutto interazione per bambini. Cioè lì lo spettacolo che facevo in generale durante tutta la stagione era anche a mensa, no? Perché tu a mensa devi intrattenerli i bambini, perché se non li intrattieni ti fanno il pandemone. E quindi oltre agli spettacolini, gli sketch che creavamo sul palco, nella struttura, era un continuo animare, un continuo regalare momenti di intrattenimento per i bambini, ovviamente in chiave diversa rispetto a quella che può essere un'animazione per adulti. Però quell'esperienza mi ha segnato perché ho imparato tante cose, ho imparato a parlare con loro e loro sono, io a mio parere, sono molto più rispettosi anche degli adulti, anche perché molte volte facevamo fatica a mantenerli perché i bambini quando sono più di 100, loro erano più di 100 in una sola stanza, in una sola struttura, tutti insieme. Tu dovevi parlare a questi bambini in qualche modo, ti dovevi far capire, dovevi ascoltare, no? Cioè, ti dovevi far ascoltare. E io mi rendevo conto che più urlavo, più dicevo zitti, più non parlavano, più stavo zitto e parlavo a bassa voce, loro incuriositi cercavano di capire che cosa dicevi. Quindi ecco lì ho capito come approcciarsi ai bambini. Vabbè, poi attraverso anche al metodo Montessori, che ho preso diverse sedute di corsi quando ero appunto in Valtellina, che sarebbe un metodo molto molto efficace sui bambini. Se lo conosci, se non lo conosci, te lo consiglio. Cioè, ti consiglio di informarti, che è veramente molto interessante. E invece io ho visto dei video su Instagram, appunto, a proposito di post nella tua stagione, forse l'ultima che hai fatto prima di quest'anno, perché quest'anno è stato un po' tutto chiuso, forse in Puglia, dove invece con gli adulti, sotto questo pubblico, hai anche ricavato più di qualche pranzo, più di qualcosa, quindi conviene anche fare animatore in questo e farsi prendere È stato simpatico. molto bello, ma perché io sono così, ecco, sono molto d'impatto, a me piace fare spettacolo sotto l'ombrellone, ecco. Non c'è bisogno per forza di un microfono, anzi, molte volte cerco di evitarlo. A me piace fare lo spettacolo in mezzo alla gente, cioè andare sotto l'ombrellone, ridere e scherzare con gli ospiti. Ma questo lo farei anche se un domani molto, molto, non lo so, improbabile dovessi andare in TV. È capace, cazzo, son Bangood al posto a Sanremo, cioè non è quello. E Non questo è il tuo. amo. E qual è la fascia d'età più restia all'animazione? Cioè quella che si La rifiuta e fascia che d'età la più devi. restia in generale, io devo dire, non solo all'animazione, è la tua, cioè dai 14-15 ai 20-21. Tant'è vero che mi meraviglia questa tua posizione, questo tuo modus operandi, questa tua forma mentis, non è comune. Però quella fascia d'età è da sempre stata la più difficile, ma lo è anche oggi, forse di più rispetto a prima, ma non solo per l'animazione, in generale. Sì, in generale, diciamo, siamo. E invece, diciamo, gli anziani, quelli più in là con l'età, cercano sempre di divertirsi. Ho visto pure dei Sì, video di magari sono magari loro. balletti, in un'esperienza in pista. I numeri uno. Ora, è arrivato il momento di. È volata quest'ora di domenica con il nostro Giuseppe in radio. Ora, direi di chiudere con un messaggio, spero tu lo condivida, dedicato a, appunto, forse alla mia fascia d'età, come dicevi tu, la più conforme, la più ossessionata dalla moda, dal tempo, con un brano che ho scritto appunto in un momento di rabbia per tutto ciò, che parla appunto di una ragazza, si chiama Zemila, un nome più che altro scelto per il suo significato anarchico, e questa ragazza Zemila in casa, appunto, quando esce fuori assume una maschera di forza e quindi snobba magari anche la famiglia, quindi va sempre di più verso la moda del vizio, la moda in generale, quindi l'uniformarsi al resto della sua comitiva, quindi al resto della sua età. Quindi io magari manderei, anche come fai molto spesso tu nei tuoi contenuti, questo messaggio di essere, appunto, pensarla ognuno come gli pare, e soprattutto essere se stessi. Quindi, infatti, il brano
si conclude con un verso, sei vera Zemila, quindi essere veri, essere se stessi. Come è vero e genuino il dialetto, come è vero e genuina la cultura popolare di ogni il popolo. Il vero successo è quello di essere se stessi, lo dico sempre. Essere anticonformi. Allora Zemila, e poi chiudiamo e salutiamo con Giuseppe. Spero arrivi come messaggio a questa mia fascia d'età come messaggio, perché alla fine essere se stessi porta tante soddisfazioni. Perché pensi come vuoi, quindi hai libertà arbitraria di pensiero. Quattro vetri si accesero flebili e di fronte un riflesso usato dei vizi era Zemila, Zemila. Al gelido acusticare di gocce agguerrite contro Zemila, Zemila. È una maschera scese di bianco, conciata su occhi di arancio imbrunire, ma da buona di es. L'illuse per poco, scoccandola in faccia a suo padre. Operaio di classe modesta, uomo vero di ascolto discreto, fulmine rosso verso Zemila, Zemila. Schiaffi pieni di rabbia ed amore, schiaffi che spodestarono le stelle, però due braccia tese solo per Zemila, Zemila. E la maschera in plastica taglio labbra imburrate disperdendosi sopra al parche, ma da buona di es. Colpì duro il cervello, una freccia da un arco bastardo, bastardo. Pianto muto su fogli candidi, scritti quando appassirono le viole in mano a Zemila, Zemila. Lei ristette a repliche sterili e abbracciò il suo cuscino di piume. Sogno Zemila, Zemila. Finalmente la maschera in viso si sciolse, anche il cielo si stese a guardare. Lei col padre bruciò le sue lacrime, i suoi whisky, i suoi errori. E puzzando abbastanza, senza in tasca una lira, udì un uomo che le sussurrò: sei vera Zemila, sei vera Zemila, sei dolce, sei vera, sei bella, sei vera Zemila. Zemila, Zemila. Zemila, 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 Zemila. Bravo Giulio, bella, bel pezzo. Zemila. Sì, questo narra proprio appunto di essere se stessi, no? Quindi di essere... guardarsi sempre... magari allo specchio e riconoscersi non sotto una maschera, ma sotto il vero volto. Quindi un messaggio rivolto a questo, appunto, di un'età, una storia adolescenziale, che poi, come dicevi tu, è l'età di transito, l'età più complicata. Sì. È volata quest'ora, siamo arrivati al termine.
purtroppo sono stato di nuovo scostumato, che come ogni domenica rubo un'ora pomeridiana al posto della pennica, appunto, oppure della visione di domenica in verissimo, non so i Vabbè, ma a programmi televisivi quest'ora che si non... può fare, dai, la pennica. a quest'ora si può fare, a quest'ora si può fare, dai, la pennica è passata. Diciamo, c'è anche la pausa per gli sportivi tra una partita e l'altra, quindi diciamo, Mi ha fatto calziamo appena. piacere Giulio, mi raccomando, continua sempre così, sempre in gamba e in bocca al lupo per tutto e soprattutto continua su questa strada che secondo me andrai lontano. Grazie, grazie Giuseppe, ricambio tutto, in bocca al lupo, saluti e piacere soprattutto. Abbiamo chiuso Popolo Radiofonico quest'altra puntata, questo grandissimo mezzo che è la radio, appunto ci permette di comunicare e farci ascoltare in Svizzera, in Italia, un po' dappertutto, in moltissimi paesi che non sto qui a elencare, se no facciamo un'altra ora di puntata. Vi saluto tutti da Giulio Pedotti e Giuseppe Masi. Popolo di Siamo Tutti Giovani in Radio, un saluto ancora a Jenny e Gina. In regia, ciao a tutti da Giulio, Ciao a alla tutti. prossima, alla prossima. Musica, parole, parole, emozioni, vivile a pieno con Radio One Five. Cercaci, 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 seguici, contattaci anche sui social. Radio One Five fa la differenza.